Quindi il nostro ministero, il Ministero della Riconciliazione, quello di ricondurre gli uomini a Dio, di colmare questa separazione tra Dio e gli uomini attraverso che cosa? Attraverso la predicazione dell'Evangelo, il Vangelo di Dio. Quindi qual è adesso questo Vangelo di Dio? Qual è il vero Vangelo di Dio? Al contrario dell'umanesimo. Al contrario del Vangelo intriso di umanesimo, il vero Vangelo viene annunciato come? Viene annunciato basando tutto su Dio. Si basa sull'annunciare il carattere, la personalità di Dio. Infatti poggia su tre pilastri che sono l'amore di Dio, la giustizia di Dio e la verità di Dio, perché la personalità di Dio è amore, giustizia e verità. È proprio questo. Tutto è basato su Dio. Quando noi annunciamo il Vangelo, la buona notizia, non stiamo altro facendo che descrivere il carattere, la personalità, il cuore di Dio. Noi dobbiamo presentare il cuore di Dio agli uomini, dobbiamo trasferire agli uomini questo cuore di Dio, queste caratteristiche del cuore di Dio che noi conosciamo attraverso la parola di verità e quindi abbiamo la responsabilità e il dovere di annunciargli agli altri. Ma andiamo a vedere dal basso verso l'alto, esaminiamo tutti e tre questi pilastri, la verità, la giustizia e l'amore. Vediamo. Allora, intanto noi sappiamo che la verità è tutta. La verità, Dio è verità, quindi la mia parola è verità, dice Gesù. Sappiamo che la verità è nella Bibbia e che tutta la Bibbia è vera, parola per parola, apice per apice, quindi non dobbiamo annunciare un Vangelo con un chicco, un pizzico di verità oppure omettere qualche verità fondamentale e necessaria per la salvezza, perché anche questo è un problema di omissione. Molte volte noi nascondiamo alle persone, quando predichiamo il Vangelo, una verità importantissima che io ho chiamato verità omessa, verità non detta, perché è una verità scomoda, perché è una verità che non diciamo più perché fa male all'udito delle persone. Le persone ti rigettano perché la croce è pazzia, perché la croce è scandalo, perché la predicazione del Vangelo deve suscitare una ribellione in chi l'ascolta. E se non lo suscita vuol dire o che quella persona non è interessata o che tu stai predicando un Vangelo diverso, un Vangelo che non è il vero Vangelo. E quindi andiamo a vedere un po' in che cosa è, in che cosa consiste questa verità omessa? La condizione dell'uomo. La condizione dell'uomo. In che condizione è l'uomo? In Romani 3, 10, dal versetto 10 al versetto 12, cita il Vecchio Testamento, l'Apostolo Paolo e dice: non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti sono sviati, tutti quanti sono corrotti, non c'è nessuno che pratica la bontà, no, neppure uno. Queste parole sono incredibili e fortemente significano che vogliono far significare, vogliono dire che l'uomo è un peccatore. L'uomo non può praticare la giustizia naturalmente perché dentro di sé non ce l'ha. Ma perché non ce l'ha? Perché, come dice Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi hanno perso questa gloria della creazione, perché Dio ha creato noi uomini a lode della sua gloria, per essere santi e perfetti, di nulla mancanti nell'amore. Questo è il significato del Vangelo. No, noi col peccato, decidendo di peccare, di separarci da Dio per via genetica, abbiamo ereditato questo peccato. Lo spiega bene l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, perché la prima parte del versetto 23 del capitolo 6 dice: perché il salario del peccato è la morte,
E poi con Romani 5,12 ci dice che per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e la morte è così passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Romani 5,12, questo versetto ci conferma quello che possiamo notare in Genesi. Genesi 1, l'uomo è stato creato a immagine di Dio. Genesi 3, l'uomo ha peccato. Genesi 5, l'uomo, è nato a immagine di Adamo, che in Genesi 3 aveva peccato, e non a immagine di Dio come è stato creato Adamo. Quindi per linea di Adamo, da Set, abbiamo ereditato il peccato e siamo tutti nella condizione del peccato. Quindi questa verità, detta in questo modo, suscita subito una reazione incredibile e forte in alcune persone, magari non in tutte, ma nella maggior parte delle persone susciterà una reazione di contrasto. Ah, io sono una persona per bene, non ho mai ucciso, non ho mai rubato, non ho mai fatto niente di male, io non faccio male, nemmeno una mosca. Queste sono frasi che sentirete dire, che avete sentito dire e che continuerete a sentire dire. Le persone, la persona media, una persona che non ha mai fatto male, è una persona, diciamo, orgogliosa perché crede di essere giusta davanti a Dio, di essere meglio di tante altre persone. Meglio degli assassini, meglio degli stupratori, meglio dei pedofili. Sì, è vero magari, ma davanti a Dio sei giusto? Davanti a Dio ti puoi dire di essere una persona giusta, di una persona corretta, una persona che non sbaglia o che non ha mai sbagliato?